Lo storico bagno Gilda sul lungomare di Forte dei Marmi è andato quasi interamente distrutto a causa di un rogo che si è sprigionato nelle prime ore di stamani. L'allarme è stato dato dagli stessi gestori che abitano nella struttura distrutta dal fuoco e che sono riusciti a mettersi miracolosamente in salvo uscendo dalle finestre con le fiamme che avevano già raggiunto le camere da letto. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata la titolare dello stabilimento, la signora Hilde, che è stata svegliata dal crepitio del fuoco, in un primo momento scambiato per la pioggia di un temporale. In breve tempo le fiamme hanno avvolto l'intera area esterna e l'edificio principale. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, accorse dai comandi di Lucca, Pisa e Massa Carrara, ha potuto soltanto circoscrivere le fiamme ed evitare che l'intera struttura venisse coinvolta. Sì, purtroppo lo stabile è quasi completamente distrutto e quando siamo arrivati il rogo era già molto molto sviluppato, però abbiamo fatto un buon ottimo lavoro di contenimento e quindi siamo riusciti a limitare il danno allo stabile stesso. Comunque ingentissimi danni, una parte della struttura e muratura è crollata proprio mentre era ancora in corso l'opera di spegnimento del fuoco, completamente bruciati tutti gli arredi in legno delle cabine e della veranda. Le indagini, per risalire alle origini del rogo, sono state affidate agli uomini del commissariato di polizia, ma le prime ipotesi parlano di casi accidentali, forse un cortocircuito di qualche elettrodomestico, non essendo stato rinvenuto niente che possa far pensare ad un atto doloso. Al vaglio anche l'impianto di videosorveglianza dello stabilimento.